E mi pare Mariani, Palma, Mucci, Tinagli. Forza, colleghi. Santanchè. Castiello Attaguile. Simonetti, che faccio? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento della Commissione 1.400. È scritto a parlare il deputato Carrescia. Sì, grazie Presidente. Ma intervengo su questo emendamento che è stato oggetto anche dei precedenti per evidenziare la portata positiva dell'emendamento delle commissioni che dà una risposta alle preoccupazioni che erano sorte dopo l'introduzione del comma 2 ter all'articolo 4 del decreto numero 1 del 2015. E per capire un po' il senso di questo emendamento, che deriva da un'attenta riflessione delle commissioni, e avevo presentato personalmente due emendamenti, altri colleghi, dall'esito del lavoro della commissione è scaturito questo emendamento che ne coglie le ragioni e che dà delle risposte positive, perché dobbiamo intenderci bene su quelli che sono i risvolti, che la risposta che viene data con questa proposta. Ora noi partiamo da un contesto in cui si consente che alcuni rifiuti non pericolosi provenienti dai processi termici dell'ILVA, cioè i rifiuti dal trattamento delle scorie, le scorie non trattate, le scorie di fusione, possono essere riutilizzate per operazioni di recupero ambientale, sottofondi stradali, rilevati e quant'altro. Un decreto del Ministero dell'Ambiente del 1998 già prevede e consente il riutilizzo di questi specifici rifiuti provenienti da fonderie di seconda fusione, di produzione di ferroleghe e dall'industria siderurgica. La novità, il favor che era stato introdotto per l'ILVA, stava perché se passa questo emendamento non starà più, che è consentito il riutilizzo non soltanto come per tutti quegli analoghi rifiuti provenienti dagli stessi impianti siderurgici mediante il test di cessione, cioè la metodica per verificare l'entità degli inquinanti rilasciati dai rifiuti, ma anche, questo era il favor appunto per l'ILVA, la possibilità di utilizzare, se più favorevole, il regolamento RICE, un regolamento del 2006 del Parlamento europeo. Se più favorevole significa che i rifiuti, pur contenendo alcuni inquinanti che non supererebbero il test di cessione, avrebbero potuto essere avviati ad operazioni di recupero fuori dallo stabilimento dell'ILVA se rientravano in quelli meno restrittivi del RICE. E in questo caso veniva richiesta all'Istituto Superiore di Sanità una verifica, un accertamento nei 12 mesi. Ora, la risposta della Commissione è che quei rifiuti non pericolosi dell'ILVA possono essere riutilizzati fuori dallo stabilimento soltanto se rispettano, come tutti gli altri, i limiti del test di cessione, mentre la possibilità della deroga è consentita solo ed esclusivamente per quelli che restano confinati all'interno dello stabilimento. Ricordo quindi che le modifiche che erano state proposte con gli emendamenti precedenti andavano a creare semmai una disparità per l'ILVA, che rispetto a tutti gli altri stabilimenti siderurgici non avrebbe potuto esportare o portare rifiuti riutilizzabili, non pericolosi, rispondenti al test di cessione, se non aggiungendo altri gravami, come per esempio quello della verifica ulteriore da parte dell'ISPRA. Ricordo tra l'altro che il test di cessione, a chi paventa, come è stato già detto, che i controlli sono ex post, prevede che la caratterizzazione sulla cedibilità degli inquinanti va fatta su campioni rappresentativi dei rifiuti nella stessa forma fisica delle condizioni d'uso e che il test è sulla singola partita e non sulle miscele. Quindi resta ferma da parte dell'ISPRA la possibilità, l'obbligo anzi, di verificare il riutilizzo di questi rifiuti all'interno dello stabilimento,
Ricordo che se l'esito del controllo dovesse essere negativo, vanno attivate le procedure di bonifica, tra le quali, ricordo, esiste anche la messa in sicurezza operativa che contempla il confinamento all'interno del sito dell'azienda e la graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti attivando le procedure di bonifica con oneri a carico del responsabile. Quindi in sostanza si introduce una garanzia ulteriore, non si crea né un favore, anzi si diminuisce quella che era il paventato favore che veniva fatto all'Ilva e si danno ampie garanzie di tutela sia dell'ambiente che della salute. Per questo esprimo parere positivo da parte del gruppo PD a questo emendamento. Grazie. Onorevole Zaratti, prego. Volevo cambiare il mio parere in favorevole. Grazie. Io ho scritto l'onorevole Zolezzi e poi l'onorevole Crippa. Onorevole Zolezzi, prego. Sì, appunto è difficile pensare che un governo di uno Stato possa scrivere una scempiaggine simile, anche se adesso l'emendamento in qualche modo potrà migliorare un pochino la situazione, la cosa grave che è stato scritto. Sarebbe importante addirittura fare una commissione d'inchiesta su quello che è successo a causa di questo emendamento, in pratica rifiuti importanti che hanno potuto essere trasportati per tutta la nazione.